sì, ma anche stavolta partenza in piano notte, così almeno non ci vede nessuno, non ci domanda nulla nessuno. Solti problemi di sempre, una settimana di mare ci vuole 30 kg di valigia. Meno male che si va al mare. Se andesse a monti mi dovrebbe farti convivico. Via, si va a prendere anche quegli altri due denti e poi si fa. Se si chiude la bolliera si fa. Per la cronaca sono le 2 di notte, il primo appuntamento è all'aeroporto di Bologna. Da Bologna ci siamo arrivati. E già la prima tappa. Non poche difficoltà perché naturalmente la direttissima era chiusa. Naturalmente a Sasso Marconi ci è toccato uscire, perché era chiusa la strada. Insomma, ci vuole tanta pazienza ragazzi per andare a giro, c'è poco da fare. Allora, il check-in è fatto, valigie consegnate, controllo passaporti fatte. Ora ci dirigiamo verso il gate e finalmente tra un paio d'ore riusciremo a montare sull'aereo. Guarda che robina interessante che c'è qui, in questo stand, in questa vetrina. A me piace di più questo. Maremma campanella, guarda quanta robina buona che c'è qui. Via, finalmente è arrivata l'ora X, ora ci accingiamo a montare sull'aereo della Neos, però stranamente non c'è scritto Neos, non c'è scritto. Buon viaggio. Oh, secondo me è una grande fregatura stavolta. Allora, all'uscita dell'aeroporto ci siamo arrivati, una mezza guida l'abbiamo trovata, ora garantito che ci porta in hotel, dalla parte di là, sopra, sul tetto, come mi trattano male questi amici egiziani. Va bene, alle 14, Tannisini, ok. Bene, bene, ben arrivati, io sono Ibrahim, vi accompagno al promenade, abbiamo solo la fermata al promenade, fra 10 minuti, un quarto d'ora arriviamo. Quando ci fermiamo al promenade vediamo se loro ci danno le camere già subito, ok, se no aspettiamo magari per mangiare alle 12.30. Allora, dopo aver registrato tutte le scartoffie del caso, finalmente siamo arrivati all'interno del nostro resort. E ora il nostro amato portavalige ci accompagna nella nostra cameretta e lui ci ha garantito, tra le altre cose, che secondo lui è, se non la migliore, ma sicuramente
la più spettacolare di tutto il resort. Non so se l'ha detto perché vuole la mancia. Comunque vabbè, andiamo a vedere questa camerina, vai. Ed eccoci finalmente arrivati alla camerina. Verifichiamo se le informazioni che ci hanno dato sono vere oppure no. Guardiamo cosa c'è. Addirittura la vista spettacolare sulla spiaggia di Nama Bay, Nama Bay Beach. This is the beach of a resort. This place. Posto ci gamba, se no si cambia. Ha detto ok, grazie. Buongiorno capo, how are you? How are you? Fine, thanks. Fine, thanks. Where are you from? Where are you from? I come from Italy. Italy? Parli italiano? No, poco. Italia, Toscana, Tuscany. Florence. Florence. Near Florence. Florence. Understand? Yes. Okay, see you later. Allora, dopo questa profonda discussione in inglese con un ragazzo di quelli che puliscono le camere, andiamo avanti nella presentazione della camerina. Qui naturalmente c'è stata magnettina senza grandi pretese, perché insomma qui siamo a Nama Bay in centro, quindi qui le strutture sono abbastanza datate, questa qui è roba che ha degli annetti. Proseguiamo nella camerina, due ampi letti molto spaziosi. Sulla destra qui abbiamo la nostra TV, il nostro frigo bar, la caffettiera, la teiera, però quello che è più bello di tutti, quello che è spettacolare, è ritrovarsi qui direttamente sulla spiaggia di Nama Bay, dove eravamo già arrivati, venuti già 22 anni fa, e ritrovare ancora questa splendida baia. Un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am... Iniziamo a dare qualche informazione sul villaggio. Il villaggio è diviso in due complessi: il complesso beach, il complesso mountain, montagna. Naturalmente io consiglio il beach perché il montagna viene attraversato la strada, invece il beach è direttamente qui sulla spiaggia. Ora io sono a sedere su uno dei tanti passaggi pedonali flottanti, sono col piede nell'acqua, però ci sono tre o quattro pesci che mi stanno rompendo le scatole, perché qui ti mordano, perché qui non è che occorre camminare tanto per trovare pesci, basta guardare qui alla mia destra, ma qui sotto i piedi ce n'è uno poi che mi rompe le palle continuamente, mi viene da dare morsi, ora provo a riprenderlo. Allora iniziamo subito coi giochi e coi divertimenti. Partiamo subito con una bella avventura in parasailing, sperando che mentre siamo in aria non arrivi uno di questi aeroplani e ci carichi direttamente sulla fusoliera. A dopo! E ora attraverso questo pontile flottante, troppo flottante, ci dirigiamo verso la barca. Ce la faremo arrivare alla barca. We see la vida.
طيب الشرب الخفية وقال لي على ليبيا وقال لي انت نية غير راها نصرانية Allora direttamente dal Mar Rosso, ma proprio sopra, mamma mia ragazzi, ci sono gli squali, laggiù ci sono gli squali. Ora ci prepariamo a ritornare sulla barca, all'atterraggio, ma l'affare qui si fa complicato. Ciao! Tira un vento cane, ora ci mette, ci manda nell'acqua, ci fa tutta la succhia. Madonna, l'acqua di Acciadil! L'acqua di Acciadil! Oddio mio, che come piaccia l'acqua del Mar Rosso! Come stai, signore? Come stai? Bene, va bene. Ma scherzi, perfetto. Arrivo, andiamo. Andiamo. Arrivo. Soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving. Serving USA. Okay. Ora iniziamo le operazioni di sbarco. Ciao, grazie. Ciao. Tanto ce la fai, eh? Madonna santa, guarda, è una follia. Ce la fai, Sandra? Madonna mia. Questi ponti sul canto. Dammi la mano, che se no ne sto in piedi. Questi ponti sul canto. Questi ponti sul canto ci fanno...